Dottor Stefano Morellina, dalla NASA a Manfredonia, un volo speciale per ricevere un premio speciale. Si dice sempre che non si è mai profeti in patria, oggi viene smentito questo, viene sfatato questo tabù. Certo, sono orgoglioso di essere qui, è un'accoglienza speciale, appunto il mio rientro dopo quasi 2 anni in Italia è stato meraviglioso e sono contento che la mia terra mi accolga con questo premio Argo Scipium. Di che cosa si occupa nello specifico la NASA, che percorso di studi e di formazione ha fatto? Allora, io ho seguito un percorso tra l'Italia e la Francia, ho studiato al Politecnico di Torino, alla Sapienza di Roma e poi alla ISAE Supero di Tolosa in Francia e successivamente poi sono andato negli Stati Uniti dove appunto lavoro presso il NASA Jet Propulsion Lab di Pasadena. E lì mi occupo di 2 missioni in questo momento, una è SWOT e una è Mars Sample Return, che è una missione interplanetaria per il recupero di campioni sul suolo marziano per poi riportarli a terra. Tanti giovani premiati questa sera ad Argo Scipium, qual è il messaggio che si sente di dare ai giovani di questa terra che sono un po' sfiduciati per le scarse possibilità e insomma delle notizie cattive che vengono spesso date per nome e per conto di questa terra? Certo, io quello che posso dire per la mia esperienza personale è che le possibilità ci sono e vanno semplicemente pianificate. Il successo si pianifica e appunto ci sono tante opportunità che bisogna prendere, semplicemente pianificarlo e prenderlo.